Allora, ci ritroviamo, abbiamo fatto questi 3 secondi di pausa perché pensavamo di poter mandare in onda un video così proprio pa, sparato lì per scioccare un po' di persone, nostri amici con cui conversiamo amabilmente da qualche settimana. Lo faremo a breve. Siamo all'appuntamento settimanale, la rubrica Caffè Scorretto, che diciamo dobbiamo prendere un po' l'abitudine a seguire così senza grande regolarità. Abbiamo cominciato col venerdì, ogni tanto andavamo dal giovedì, solitamente alle 18, 18:30, una volta è cominciato alle 19, oggi alle 15:30. Dobbiamo comunque, mi dispiace per chi avesse gusti diversi, navigare nel disordine, perché comunque la settimana è sempre particolarmente complessa, in particolare io oggi alle 18. Anzi, chi stesse da quelle parti ci venga a trovare, mi troverò a Cassino per una manifestazione, quindi ovviamente non avendo il dono dell'ubiquità non posso fare la diretta di Caffè Scorretto mentre faccio una manifestazione fuori Roma. E quindi, per non dare buca, come è già accaduto una volta, e interrompere questa consuetudine, ci siamo inventati l'anticipazione alle 15:30, però se ci fate caso, insomma, solitamente il caffè, in quanto tale, si prende dopo pranzo e quindi è più corretto il caffè scorretto delle 15:30 che non quello delle 18. In ogni caso, il filmato è arrivato e quindi ci vediamo tra breve. Eccoci qua, siamo tornati in studio. Del resto non era possibile ignorare l'aggiornamento sull'Ucraina. Va fatto e lo facciamo ogni settimana, penso che sia indispensabile. Spero che i vari argomenti che citiamo e che portiamo in dote aiutino comunque a formarsi una opinione libera, come libero deve essere il pensiero nel mondo occidentale, ma anche documentata, perché si ascoltano e si leggono delle notizie sinceramente surreali. E poi c'è anche una curiosità che mi è stata suggerita da qualcuno tra voi, ringrazio per questo, che se ci fate caso, quando nella piattaforma social che voi doveste scegliere in maniera spontanea, decideste di far comparire un testo o un'immagine che critica l'azione di guerra intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, improvvisamente ci sono una sequenza abbastanza corposa di messaggi negativi, alcuni dei quali, che non c'è niente di male, perché ognuno può avere appunto il giudizio che preferisce. Nel mio caso, io cerco di rispondere a chi ha giudizi diversi dal mio, fino a che è possibile, perché insomma non si può stare 24 ore
a dire sempre le stesse cose, quindi a volte sono costretto anche a escludere dei commenti perché non riesco a stare dietro a tutti. Quando dei concetti li ho già espressi, rinvio il giudizio alle precedenti conversazioni. Tuttavia, succede che molti di questi profili da cui partono i commenti negativi, talvolta molto, molto, molto troppo aggressivi, non sono rintracciabili. Non si può interagire se lo fai. Non hai risposta indietro, e questo insomma ci lascia un po' perplessi e ci fa capire che probabilmente c'è anche, magari da entrambe le parti, chissà, c'è anche una gestione informatizzata di questi profili, probabilmente soprattutto di quelli maggiormente visitati, insomma, perché non credo che questo possa essere fatto per tutti i possessori di pagine Facebook, Instagram, YouTube. Comunque, dicevo che l'aggiornamento sull'Ucraina purtroppo non è confortante, la guerra prosegue, non c'è in questo momento grande aspettativa di pace, non c'è una trattativa vera messa in campo, non c'è nulla che in questo momento ci possa far sperare in una cessazione delle ostilità. La città di Mariupol è praticamente quasi conquistata, c'è cioè giusto una resistenza nello stabilimento delle acciaierie da parte dei soldati e dei civili ucraini, sia le milizie, ma ci sono anche dei prigionieri, chiamiamoli così, nel senso prigionieri di fatto, che sono persone normali, famiglie che non hanno o voluto o potuto abbandonare il teatro di guerra. Penso che sia indispensabile comunque dire una parola sul video che abbiamo mandato. Si tratta della conquista della prima città ucraina, e cioè della città di Kherson, e la cosa singolare è che la bandiera che è stata issata dalle truppe che hanno invaso l'Ucraina, quindi le truppe russe, non è stata la bandiera della Federazione Indipendente Russa, ma è stata la bandiera dell'Unione Sovietica, quindi faccio il martello su fondo russo. E questo comunque ci deve far riflettere, non lo voglio neanche commentare. Insomma, spero che tutti coloro i quali si sono fatti una opinione, magari anche leggermente diversa, possano essere in quella opinione più prudenti e possano approfondire. Intanto voglio salutare chi ci sta seguendo, Luca 61, Antonio Rendina, Gloria, Angelo Raffaele, Maria Maddalena, Luigi Romani, Vincenzo Garretta, Francesco Rossi, Walter Augello, Anna Rita Del Pinto, Vincenzo Di Santo. Manolo Mattioli, Francesco Romana Pucci, Francesca Lazzeri, Doriana Merosini, Antonella Sbarassa, ciao, ciao a tutti. Manolo Mattioli l'ho già citato e poi insomma se ne aggiungeranno altri, comunque siamo già molti. Leonzia, Flora, Lucianna, Oswald, questo cognome penso che sia un nome in codice, che ci dice l'orso rosso perde il pelo ma non il vizio. Buonasera Fabio, grazie per aver fatto cenno al problema che ho segnalato. È esattamente la persona che ci ha dato il suggerimento rispetto a questi profili fake da cui partono commenti aggressivi. Non voglio farla troppo lunga, diversamente dalle puntate precedenti, rispetto al conflitto ucraino, perché tanto insomma ci pensano le televisioni a mandare in onda immagini, ahimè, raccapriccianti e a sviluppare dibattiti interminabili, però questa settimana qualcosa di importante è accaduto e quindi vorrei che Aldo ci mandasse il secondo video, che è una sorpresa, eccolo per voi. Cella. Il mio vicino mi sta uccidendo. Eh sì.
nothing but gasoline. Starting fire since 17. Silver spoon in daddy's jeans. He go 4, 3, 2, 1. Count it down. Live in a stolen dress. You're so dark, but you painted red. Soaking wet in your golden bed. He go 4, 3, 2, 1. Count it down. Oh, bass is not working. How do you sleep in the night? How do you close both your eyes? Living with all of those lies on your hands. Standing alone on that hill, using your fuel to kill. We won't take it, standing still, watch us dance. How will you sleep in the night? How do you close? We're gonna dance on gasoline. We're gonna dance on gasoline. Fuck Putin! Your ego is dangerous. Your own blood is losing trust. Neighbors left in the dark. We go 4, 3, 2, 1, count it down. Golden throne, made out with a heart of stone. The whole world is waiting for you to go down, 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 count it down. How will you sleep in the night? How do you close both your eyes? Living with all of those lights on your head. Standing alone on that hill, using your fuel to kill. We won't take it, standing still, watch us stay. How will you sleep in the night? How do you close both your eyes? Living with all of those lights on your head. Standing alone on that hill, using your fuel to kill. We won't take it, standing still, watch us stay. We're gonna die. Free Ukraine, fuck Putin. Thank you for being here. This is Måneskin. Enjoy the night. Abbiamo fatto vedere tutta questa canzone. Vorrei sottolineare il coraggio della band romana, ormai di fama planetaria, i Måneskin, appunto, che ci danno motivo in più di orgoglio perché dal palco rock più famoso al mondo, il frontman Damiano ha parlato della situazione in Ucraina, sottolineando un aspetto: mentre lì in California migliaia di persone si sono riunite in festa per celebrare la musica, dall'altra parte del mondo c'è un popolo in sofferenza che tenta di sopravvivere sotto il peso delle bombe. Dice: vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo. È un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città. Grazie
Poi quel messaggio gridato al microfono all'interno di quei quasi 45 minuti di esibizione nella notte californiana, fino alle 7:30 del mattino, ora italiana, Free Ukraine, fuck Putin. E ovviamente con tutta la sequenza di polemiche che hanno accompagnato questa affermazione, però penso che obiettivamente sia stato comunque un modo anche per congiungere una forma artistica con un fatto sociale che sta accadendo e che comunque coinvolge innanzitutto le popolazioni ucraine, ma insieme ad esse l'Europa, certamente, e il mondo intero. Poi per concludere, tanto però vorrei ancora salutare Annalisa Ciarcelluti, Luca Testini, Gaia De Gregori, Giuseppe Pezzotti, Patrizia Mercuri, Francesco Barone, Fabrizio Quaglietti, Raffaele Figliolo, sicuramente qualcun altro che mi è sfuggito perché nel frattempo la lista è scorsa, ma non fa niente. Gabriele Baldazzi, Tina Badaracco, Enrico Bonizzoni, Stefano Lococo. E possiamo a questo punto, per concludere la panoramica sull'Ucraina, mandare in onda quel video che in realtà era stato per sbaglio anticipato rispetto a questo dei Maneskin, che è molto suggestivo, soprattutto perché ci fa capire di che cosa stiamo parlando, cioè quando si ascoltano dei giudizi sull'Ucraina, su questo conflitto, sull'invasione da parte della Russia di una nazione libera e indipendente, si pensa che l'Ucraina sia una specie di landa desolata, talvolta le semplificazioni sono veramente terribili, dove non c'è praticamente nulla se non qualche giacimento di gas e quindi qualche ricchezza monetaria. Invece l'Ucraina è esattamente quello che viene rappresentato in questo video, che è un video ovviamente di parte, quindi un video filo ucraino, mettiamola così, ma comunque che ci disvela un orizzonte importante sulla cultura e sulle bellezze naturali dell'Ucraina. Il mio vicino mi sta uccidendo. Vuoi sapere perché? Ciao, sono l'Ucraina. Ho 31 anni. In realtà ne ho 1540, ma chi li conta più? Sono molto bella. Ed enorme. Sono anche molto forte. Sono una che lavora sodo. E amo cantare. Sono io che vi ho dato Cedric. Ho abbastanza talento in generale. Ho sempre lottato per essere libera. Ed è per questo che il mio vicino mi ha sempre odiata. La mia anima l'ha sempre infastidito. La mia lingua e la mia cultura sono troppo diverse. I miei obiettivi e i miei sogni sono troppo coraggiosi. Ecco perché mi ha aggredita. Come un marito tiranno. Prima meschinamente, di nascosto. Poi gli attacchi sono peggiorati e diventati più evidenti. E ora la Russia mi sta massacrando ogni giorno con tutto ciò che ha.
Non c'è praticamente zona sul mio corpo a non essere bruciata. Non ho più lacrime per piangere. Oggi tutto il mondo vede con quanta brutalità il mio vicino mi sta uccidendo. Come uno psicopatico, la Russia sta cercando di spacciarla per preoccupazione. Nessuno può fermarlo, tranne me. Sì, io sono giovane mentre lui è vecchio e forte. Ma sicuramente ricorderai che sono coraggiosa e tenace. E sono uno spirito libero. Non posso vivere altrimenti. Ecco perché i miei figli dicono Slava Ucraini. Stai con l'Ucraina. Bene, io penso che non ci sia bisogno di aggiungere parole a questo video. Magari la prossima volta vorrei approfondire, se siete d'accordo, la vicenda del Donbass, perché troppo se ne parla e se ne parla comunque male. Oggi non la voglio fare lunga, abbiamo altri argomenti in scaletta, però cercare di capire insieme che cosa è accaduto dal 2014 in poi, forse addirittura da qualche anno prima, penso che sia importante. Così come è importante cercare di capire la natura di questi 14.000 morti che si sono totalizzati esattamente proprio nel territorio del Donbass, di cui 3.500 sono civili, c'è una percentuale importante, mi pare 4.500 morti dell'esercito regolare russo, 5.500 sono i terroristi, perché armati dalla Russia e istigati a compiere atti di ribellione contro l'istituzione nazionale repubblicana ucraina. Vi dico soltanto, questa è la ragione per la quale ho questo cartello in mano, che la nostra campagna di solidarietà al popolo ucraino, che diciamo c'entra anche in minima parte con l'invasione da parte della Russia di Putin, nel senso che la guerra non si sta svolgendo in Russia, la guerra si sta svolgendo in Ucraina, e quindi è necessario cercare di dare conforto, aiuto, solidarietà alla popolazione che comunque sta cercando di fare di tutto per salvarsi. Insomma, c'è una parte della popolazione che comunque cerca di resistere e c'è una parte della popolazione che non può farlo, che non sa farlo, non è abilitata per farlo, fatta da famiglie, da donne, da bambini, che fugge nella parte occidentale più prossima al confine con la Polonia, la Romania, dove ancora non sono arrivati per fortuna, o comunque ci sono stati e poi sono cessati perché le truppe russe si sono ritirate i bombardamenti, o comunque per mettersi in sicurezza attraversano i confini e vengono accolti nei centri preposti dalle nazioni, la Polonia prima fra tutte, e noi cerchiamo comunque di consegnare viveri, generi di conforto, medicinali, disinfettanti, tutto quello che comunque ci viene chiesto dalle organizzazioni internazionali. Questo è il cartello, e questo soprattutto è il numero di telefono, anzi due numeri di telefono da contattare per chi vuole collaborare in questa raccolta. In una delle trasmissioni, delle rubriche che abbiamo mandato in onda, abbiamo anche fatto vedere il viaggio, la prima missione, diciamo così, che c'è stata, proprio partita da Roma con un tir che poi si è unito a un altro convoglio che era partito dall'Abruzzo, e insieme si è raggiunti
si è raggiunta una regione, la regione dei Pre-Carpazi, al confine appunto tra la Polonia e l'Ucraina, dove c'è stata la consegna di tutto quello che era stato raccolto. Quindi chi volesse darci una mano, sappia che questa campagna di solidarietà è ancora attiva. Passiamo all'argomento successivo. Si tratta di quello che è accaduto nel corso della settimana in Parlamento, questo continuo rimpallarsi di responsabilità tra il governo Draghi e la maggioranza che lo sostiene e l'opposizione rappresentata da Fratelli d'Italia, praticamente unico partito di opposizione. Poi ci sono gruppi parlamentari più piccini che non sostengono il governo, ma che non si configurano in un vero e proprio partito. Tanto saluto ancora Domenico Ledda, Alessandro Granata, Massimiano Graux, Silvia Baldelli, Flora già l'avevo salutata prima, Domenico Ledda, Raffaele Figliola. E Maurizio Scardaoni. Ci sono anche dei commenti che però ripeto, insomma, la parentesi ucraina la voglio archiviare perché voglio andare avanti, perché la settimana è stata abbastanza intensa di eventi. Uno di questi, appunto, che stavo per citare, riguarda la magistratura, una presunta possibile riforma della magistratura a cui ha messo le mani il governo, ma essendo questo governo, come sapete, come sappiamo, sostenuto da forze politiche antitetiche che hanno idee opposte su come debba funzionare la magistratura e come debba stare al suo posto, perché è uno degli ordini su cui si fonda la Repubblica Italiana, ma certamente non è sovraordinato rispetto ad altri. E quindi comunque lo spazio che si è preso forse è eccessivo, soprattutto nella misura in cui è stato mal interpretato. Ricordo che le varie denunce che sono state fatte nel corso degli anni, dei decenni, improvvisamente è come se avessero ricevuto uno squarcio di luce e fossero diventate evidenti a tutti, quando deflagrò la questione di Palamara, magistrato, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è l'associazione che autoregolamenta l'attività dei magistrati, attraverso le intercettazioni, attraverso la polemica che si è sviluppata e che è stata feroce, terribile. Abbiamo avuto notizia di che cosa capitava all'interno del mondo della giustizia italiana. Praticamente le correnti, prevalentemente se non esclusivamente le correnti della sinistra, PD, prima del PD, PDS, prima del PDS, IDS, si lottizzavano in buona sostanza le procure della Repubblica Italiana. Questo significava anche potersi scegliere, visto che non tutti i processi si possono celebrare in base alle denunce che avanzano i cittadini, le associazioni, i comitati. Significava anche scegliere quali indagini mandare avanti e quali indagini, tra virgolette, insabbiare. Questo è lo spirito, diciamo così, che va compreso e percepito. Non è tanto il problema solo della suddivisione delle procure e quindi di una sorta di spartizione interna tra gruppi di potere della sinistra italiana. Significa anche orientare l'attività delle procure, che è una cosa molto più significativa perché interviene direttamente sui diritti dei cittadini. E poi c'è la questione del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Superiore della Magistratura che è un organo di autogoverno e, diciamo così, per come fin qui si è organizzato, ha di fatto contribuito alla formazione delle correnti. Ecco, i cittadini italiani non credo possano sopportare questa idea che la magistratura, che dovrebbe essere un soggetto terzo, neutrale, che opera in un campo delicatissimo che attiene anche alla salvaguardia delle libertà dei cittadini stessi, possa guerreggiarsi al proprio interno dividendosi
in correnti, spesso si tratta oltretutto di correnti politicizzate, e penso che sia indispensabile, diciamo così, cercare di addivenire ad un'altra soluzione. I componenti di questo organo di autogoverno della magistratura sarebbe utile e opportuno che non fossero selezionati attraverso appunto la correntizzazione, ma magari attraverso sistemi diversi. Io non voglio anticipare nulla, ho già fatto una premessa più lunga del previsto. Abbiamo invitato oggi a raccontarci meglio che cosa è accaduto in questi lunghi mesi di discussione in commissione e poi in questa settimana in aula sulla proposta di riforma del CSM portata dalla ministra Cartabia. Saluto Carolina Varchi, collega, deputata. Nell'occasione gli faccio anche in bocca al lupo perché è candidata al sindaco nella bellissima città di Palermo, la capitale del Mediterraneo. Carolina, Ciao ti Fabio, abbiamo grazie. Ciao a evocato tutti. e ti ascoltiamo. Sì, io ho ascoltato la tua premessa che è assolutamente calzante per gli argomenti che secondo me vale la pena che tutti i nostri amici conoscano. Noi in Commissione Giustizia abbiamo cominciato l'esame di un provvedimento che era stato depositato dall'allora Guardasigilli Bonafede, quindi un provvedimento che era stato concepito da una maggioranza diversa da quella che poi lo ha effettivamente portato in aula. Quando la Cartabia si è insediata, la prima domanda che io le ho fatto è stata proprio questa: Ministro, lei cosa vuole fare con la riforma della giustizia? Perché due erano le spinte nella direzione di una riforma. Da un lato, le esigenze di garantire all'Europa la possibilità di amministrare la giustizia italiana in tempi ragionevoli, in tempi certi, con esiti assolutamente congrui al dispendio di denaro pubblico che l'amministrazione della giustizia comporta. Cosa voglio dire? Che se un pubblico ministero istruisce 100 processi e 90 terminano con proscioglimento o assoluzioni, secondo noi vale la pena capire come questo pubblico ministero esercita l'azione penale. Se un giudizio civile dura 5-6 anni per un grado di giudizio, forse vale la pena capire come questo giudice gestisce il carico di ruolo che il tribunale gli affida. Noi avevamo chiesto in una sola parola di mettere a frutto le statistiche. Cosa intendo dire? Le statistiche raccontano che non sempre è un problema di carenza di organico, ma talvolta è anche un problema di organizzazione, cioè distretti di corti d'appello che hanno proporzionalmente al carico di ruolo lo stesso organico. Davano dei risultati completamente diversi in ragione dell'organizzazione dell'ufficio. Quindi noi avevamo proposto di valutare chi ricopre incarichi direttivi o semidirettivi per capirne le qualità manageriali. Oltretutto, tre erano, diciamo, le aree di intervento che Fratelli d'Italia aveva, tracciato. Da un lato la separazione delle carriere tra magistratura requirente, ossia l'ufficio della procura, e magistratura giudicante. Voi vi chiederete perché a noi che ce ne frega di duplicare il Consiglio Superiore della Magistratura, di duplicare i concorsi. Provo a spiegarvelo con parole semplici. Quando si celebra un processo penale, saluto nel frattempo anche io tutti quelli che scrivono e mi salutano. Viva il lupo Silvia. Allora, vi dicevo, mentre si celebrano i processi penali, le parti sono sostanzialmente tre. C'è l'avvocato che difende i diritti del cittadino, sia esso colpevole o innocente. Ricordiamo che nel nostro ordinamento vige non solo la presunzione di non colpevolezza, ma vige anche il diritto a un giusto processo. Quindi, dicevo, c'è l'avvocato, c'è l'ufficio del pubblico ministero e c'è il giudice. Il giudice deve garantire terzietà e imparzialità, ma io da avvocato penalista vi dico che quando si è in un'aula di tribunale, sapendo che quei due magistrati magari hanno fatto la stessa classe di concorso, erano colleghi all'università, hanno superato l'esame insieme, hanno cominciato la carriera insieme, qualche dubbio su terzietà e imparzialità è lecito che non tanto l'avvocato quanto il cittadino ce l'abbia. Per farvi un esempio di applicazione pratica,
da qualche anno il nostro ordinamento ha introdotto le indagini difensive. Cosa sono le indagini difensive? Attività che un difensore può fare nella fase appunto delle indagini preliminari e che, secondo il codice, dovrebbero avere lo stesso rango delle indagini fatte dal pubblico ministero. Ebbene, vi assicuro, perché io spesso le faccio per provare l'innocenza dei miei assistiti, che nemmeno vengono prese in considerazione. Cioè c'è quasi una presunzione di costruzione, di voler raffigurare artatamente delle situazioni favorevoli al nostro assistito. Quindi la separazione delle carriere in realtà giova alla magistratura, secondo noi, giova alla figura di terzo imparziale che il giudice deve avere. Questo cosa comporta? Che, non avendo introdotto la separazione delle carriere, la versione molto più sfumata del cosiddetto passaggio di funzioni ridotto nel numero di volte, quindi non si potrà passare nell'arco della carriera continuamente da PM a giudice, da giudice a PM, in realtà è una versione sfumata. Secondo campo di intervento che Fratelli d'Italia chiedeva era quello del stop alle porte girevoli tra magistratura e politica. Immaginatevi chi nel corso di una competizione elettorale, siano comunali, siano regionali, o siano anche le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, immaginate chi di noi si trova nello stesso collegio come competitor un magistrato. E immaginate che poi il deputato eletto debba affrontare, come diciamo noi in gergo, le scale di un tribunale e si ritrovi come giudice quello stesso candidato che lui ha sconfitto. Secondo voi è lecito avere il dubbio di terzietà e imparzialità? Secondo me sì. Quindi lo stop alle porte girevoli, noi chiedevamo che fosse applicato già dalla fase delle candidature, perché chi sceglie una parte politica dimostra di avere una partecipazione. La politica è partecipazione, quindi un magistrato che scende in campo e si candida dimostra di avere un orientamento. E dunque, secondo noi, era giusto che evitasse il collegio di giudicare nel collegio in cui si candida. Terzo elemento, il CSM, il meccanismo elettorale, e chiudo con due velocissime osservazioni. Il CSM è stato ostaggio delle correnti. Le correnti sono diventate uno sfogo del carrierismo più sfrenato. Lo avete letto, avete ascoltato Palamara, avete ascoltato, avete letto Alessandro Sallussi, sono usciti due libri, Il Sistema e la seconda edizione, quindi la seconda, diciamo la seconda puntata, scusate. Quindi non devo dirvi nulla, c'era, Fabio ha detto in premessa, queste correnti andavano arginate. Come arginare le correnti? Secondo noi solo con il sorteggio. Questa maggioranza non ha voluto fare il sorteggio. Inoltre noi abbiamo avuto una totale mortificazione del Parlamento. Io sono relatrice di minoranza, ovviamente, di questo provvedimento, e vi racconto che a giugno noi abbiamo depositato gli emendamenti, il governo ci ha lasciati 9 mesi in attesa dei suoi. Alla faccia della Cartabia che mi aveva detto: no onorevole, noi manterremo l'impianto del decreto Bonafede, e poi lo ha modificato. Quindi evidentemente una maggioranza eterogenea e balcanizzata che ha dovuto fare una serie di trattative al suo interno per arrivare a un compromesso al ribasso, e questo io lo trovo inaccettabile. Oltretutto in commissione ci hanno costretto poi a correre facendo sedute notturne e quant'altro, quindi comprimendo il dibattito su un provvedimento fondamentale senza che si arrivasse ad una soluzione su tutti. Poi cito un'altra grande incompiuta: la responsabilità civile diretta dei magistrati, su cui l'Italia pure si è espressa con un referendum che è stato puntualmente ignorato. Quindi, caro Fabio, noi in Commissione Giustizia continuiamo a battagliare, ma questa riforma nei fatti sarà un'occasione perduta, perché non servirà all'Europa per dimostrare all'Europa che sappiamo amministrare bene la giustizia, non servirà per dare alla magistratura quella credibilità che lo scandalo Palamara le ha tolto. Grazie Carolina, buon viaggio, vedo che stai in piena campagna elettorale girando da un in posto all'altro. In giro per la mia città. Sono arrivati tanti messaggi di in bocca al lupo e di apprezzamento. Viva il lupo, per grazie. La tua persona. Grazie, ciao Fabio, ci vediamo in aula. Ok, ciao. Dunque, mi vedete con le cuffie perché
si cerca di escludere un antipatico riverbero. Nel frattempo vorrei che Aldo ci mandasse in onda il video di un intervento interessante fatto dal collega Walter Rizzetto proprio 2 giorni fa qui in aula, un brevissimo ma efficace video sempre sulla riforma della giustizia. Rizzetto, prego. Grazie Presidente. Mi dica anche se poi insiste con Allora, l'accantonamento Presidente, sì, oppure noi o meno. insistiamo a questo punto con una votazione per l'accantonamento della proposta emendativa della collega Bartolozzi, ricordando in quest'Aula sia al sottosegretario Sisto, sia in questo caso al relatore, Mi che se scusi se non... la interrompo, però quindi poi parla a favore in questo caso. Certo, che Vabbè. se non erro... È un esponente del Movimento 5 Stelle, sia il presidente della Commissione Giustizia che è un illustre esponente del Movimento 5 Stelle. Sottosegretario Sisto, quando lei dice che questa è una materia complessa, vada a dirlo agli esodati, vada a dirlo agli agenti di commercio, vada a dirlo agli operai, vada a dirlo a coloro che sono assunti a tempo determinato, vada a dirlo ai quota 41, vada a dirlo alle forze dell'ordine, vada a dirlo a coloro che oggi se non versano. Per oltre 20 anni, su ben due casse, non vedono un euro di pensione. Allora lei oggi, sottosegretario, si prende assieme al relatore una grande responsabilità, quella di mantenere un privilegio per una manciata di persone a scapito di molti altri milioni di persone che non riescono, ad esempio, a accumulare delle indennità per andare in pensione non con 1.200 euro al mese, ma molto probabilmente con 10-12 mila euro al mese. E quindi noi rinnoviamo in questa sede la volontà di far votare l'accantonamento perché lei qui ed ora, non avrebbe dovuto decidere nulla. Avrebbe dovuto in questo caso accantonare questa proposta emendativa, sentire il ministero di riferimento, piuttosto che in questo caso anche coloro che gestiscono le casse, nell'arco, voglio dire, della mattinata, e poi in coda al provvedimento cercare di dare una risposta seria e virtuosa rispetto ad un'indegna opportunità che viene data ad alcuni, ma non viene data alla maggioranza dei cittadini italiani. Mettiamo al voto, Presidente, la proposta di accantonamento e ricordo che chi dentro quest'aula, e non soltanto dentro quest'aula, si batteva il petto nelle piazze per oscurare privilegi che evidentemente sono completamente antistorici, oggi si prende una responsabilità importante nei confronti dei cittadini italiani, ma soprattutto nei confronti di quelle categorie che voi avete portato nelle piazze e avete illuso, semplicemente per un mero scambio elettorale, su cose che dicevate, ma oggi qui in aula, alla prova dei fatti, non siete in grado di mantenere. Questa, Presidente, lo rinnovo, è una vergogna. Mettiamo al voto l'accantonamento. Grazie. C'è bisogno anche qui di nessun commento, Walter Rizzetto è stato bravissimo e quindi esauriente. Mandiamo un video, diciamo, ricostruttivo e conclusivo sulla riforma Cartabia e lo mandiamo subito. La magistratura è chiamata in questo periodo a rivitalizzare le proprie radici deontologiche, valorizzando l'imparzialità e la irreprensibilità delle condotte individuali, rifuggendo dalle chiusure dell'autoreferenzialità e del protagonismo. In questa direzione deve muovere anche la riforma del CSM, non più rinviabile, l'organo di governo autonomo, quale presidio costituzionale per la tutela dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, è chiamato ad assicurare le migliori soluzioni per il funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, senza mai cedere a una sterile difesa corporativa. L'attività del CSM, sin dal momento della sua composizione, deve mirare a valorizzare le indiscusse professionalità su cui la magistratura poggia
può contare, senza farsi condizionare dalle appartenenze e dedicando particolare attenzione anche alla promozione della parità di genere. È indispensabile quindi che la riforma venga al più presto realizzata, tenendo conto dell'appuntamento ineludibile del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore. Non si può accettare il rischio di doverne indire le elezioni con vecchie regole, con sistemi ritenuti da ogni parte come insostenibili. Sotto l'altro aspetto, anche la funzione giustizia è chiamata a concorrere per sostenere la ripresa del Paese nell'ambito del processo di modernizzazione per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ecco, come sapete, Fratelli d'Italia non ha votato Mattarella come Presidente della Repubblica. Tuttavia è il Presidente della Repubblica Italiana e quindi è il Presidente di tutti, e l'occasione è stata ghiotta, perché questo video certamente non celebra tanto Mattarella in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Celebra un Mattarella che sferza la magistratura e sferza anche la politica, chiamandola ad assumersi delle responsabilità per modificare le cose che abbiamo già parlato, ha parlato Carolina Varchi nel dettaglio, ne abbiamo comunque fatto cenno anche nella premessa di questo, di questa sezione. La magistratura deve essere riformata, ha bisogno di una riforma radicale. Purtroppo quella che ci apprestiamo a votare la settimana prossima, perché siamo ormai al voto conclusivo della proposta proveniente dal governo, in particolare stilata dal ministro Cartabia, verrà comunque licenziata, esattamente per come ce l'ha commentata Carolina Varchi, e con gli emendamenti bocciati abbiamo sentito Walter Rizzetto nel suo intervento, che illustrava appunto un emendamento che poi non ha avuto un buon esito perché la maggioranza, nonostante fosse davvero un emendamento di buon senso, ha deciso di respingerlo. Quindi direi che anche questa sessione si può archiviare. Passiamo a un altro argomento, l'argomento che insomma ci sta particolarmente a cuore, che spesso cerchiamo di trattare non fosse altro per tenere la sensibilità degli italiani sempre accesa, l'argomento della disabilità, e l'occasione scandalistica, ma purtroppo non isolata, per poterne parlare è l'episodio, ve lo ricorderete perché insomma se ne è parlato abbastanza sul circuito mediatico, del treno della stazione di Genova dove 27 ragazzi disabili e tre accompagnatori di un'associazione, l'associazione Accade, sono stati praticamente indotti a scendere dal treno. Io ho chiesto all'amico, innanzitutto, prima che ex ministro delle politiche per la famiglia Antonio Guidi, di farmi compagnia e di commentare l'episodio accaduto. Antonio, vedo che sei già collegato, sei sempre bello, e quindi molto volentieri, anche per la tua simpatia, ti cedo la parola. Ovviamente fai in modo che il microfono sia acceso, vediamo. 1, 2, 3, prova. Sì. Perfetto. Ma io direi, Presidente, che tu hai usato un termine che mi rende molto felice, quello che mi hai nominato come amico, e questo mi riempie, fammelo dire, in un giorno complicato della mia vita, mi riempie di gioia, e avere la possibilità di gioire ancora per emozioni positive è qualcosa di importante. Questo te lo dice non più l'amico, è reciproco, ma lo psichiatra. Vorrei dirti una cosa, invadendo a gamba tesa la sezione precedente. Il buon Mattarella parla di giustizia e di giustizia indipendente. Mi viene da pensare, da psichiatra, chi è in questo momento, con tutto il rispetto, schizofrenico, perché mi sembra che in questo periodo
ma anche nelle stagioni precedenti della mia vita e non solo. Beh, l'indipendenza della magistratura non ne ho mai visto, se non in casi eroici, particolari, estremamente positivi, degli esempi quotidiani tali da corroborare questo ossimoro, indipendenza della magistratura. Mi sembra qualcosa di veramente surreale, dove forse qualcuno che ne aveva l'autorevolezza doveva dire molto di più e magari a voce più ferma. Parlo di questo perché in fondo l'argomento di oggi dei ragazzi che da Albenga a Milano dovevano stare in un treno, invece gli è stato proposto il pullman, beh, in fondo parliamo lo stesso di giustizia, non sarà quella scritta sui codici, che poi in parte sì, ma si parla della giustizia più sublime, secondo me, che è quella della giustizia sociale e, se vogliamo, della morale, che dovrebbe condurre tutti noi a comportamenti che non facciano male a se stessi e agli altri. Insisto molto su se stessi, perché anche in questo periodo della cosiddetta pandemia, così condotta male dal punto di vista politico e anche dal punto di vista, parlo di quello governativo e di quello della cosiddetta scienza, che non demonizzo mai, ne faccio parte anch'io, però molte persone che hanno fatto scienza mi sembrano più vandausiris che scienziati, ma lasciamo stare. Non voglio aggredire nessuno e se ho offeso qualcuno, ma i fatti non mi stanno smentendo. Chiederò scusa perché io sono tra quelli che osa chiedere scusa. Lo considero un atto politico importantissimo, cosa che non viene praticata, forse perché la politica oggi è un po' latitante ed è soprattutto per quanto riguarda il Parlamento. Per fortuna all'opposizione. Cosa è successo in questa tratta regionale? Tutti hanno parlato giustamente del misfatto odioso che è stato creato per questi ragazzi con disabilità. Io vorrei rilanciare, Fabio, su un tema fatto. Perché? Il patto, tanto per ricordarlo, è che questi ragazzi sono stati invitati a scendere dal treno, non hanno potuto prendere possesso delle loro postazioni perché occupate da altre persone che non si sono volute alzare dal proprio posto, anzi dal posto. E Trenitalia poi è successivamente intervenuta, fornendo un mezzo di supporto alternativo, ma comunque impedendo, di viaggiare in treno e dando loro la possibilità di fare il medesimo tragitto in pullman. Giusto, Antonio? Perfetto, come sempre, Dato Fabio. ti si fanno i complimenti per il pavillon, quindi siccome tu non li stai guardando, io ti avviso che questo papillon multicolore è stato giudicato meraviglioso. È multicolore perché l'ho comprato in un negozio che fa tutto multicolore, però io preferisco, beh, insomma, verde, bianco e rosso, però vabbè, insomma. Ci sta anche il multicolore, che però non è quello di una pace molto di parte. Quello che volevo dirti, Fabio, è che c'è un fatto precedente. Perché il treno aveva regionale 3 vagoni in meno? Perché per un atto vandalico 3 vagoni si sono dovuti staccare. Sai perché? Perché dei vandali avevano reso inutilizzabili gli estintori. Cosa, perché te lo dico?
perché prima ancora degli atti negativi che poi darà una dimensione sulle persone con disabilità, ci stanno degli atti vandalici che mettono a rischio della vita persone sconosciute da altre persone sconosciute in un periodo dove veramente la dignità, la morale, ma l'etica anche dell'educazione sociale è stata molto tartassata da tante educazioni, beh, io dico nefaste e pure perché pensare di fare un atto negativo contro degli estintori nel giorno di Pasquetta, dove veramente un atto del genere può fare male, molto male, può venire in mente veramente a persone che io come minimo, e lo faccio quasi per scagionarli in parte, li considero malati mentali. Nella malattia ci metto tante cose. Tornando ai ragazzi, beh, ci stanno due cose che fanno piangere l'anima oppure fanno incazzare. Io direi tutte e due, perché poi esiste nella psichiatria la possibilità che si abbiano per lo stesso comportamento due sentimenti convergenti, ma non uguali. Quello della crudeltà del cittadino che ha messo il sedere su un sedile e lo difende anche contro, diciamola tutta, contro persone in grave difficoltà. Qualche volta sono bambini, qualche volta sono anziane o donne incinta, in questo caso persone con disabilità, soprattutto cognitiva. E poi diciamocela tutta, Ferrovie e la Polfer, che dovevano intervenire con durezza, hanno preferito far fare o tentare di far fare un percorso alternativo alle persone con disabilità piuttosto che scomodare chi non aveva diritto. Detto questo, secondo me, che è un atto sicuramente di accanimento contro le persone cosiddette diverse, io considero, e ci siamo confrontati tante volte su questo, queste diversità vere come un valore e non tante altre diversità che ci vengono ammannite tutti i giorni nei serial televisivi, nelle situazioni più bislacche, dove certe diversità che sinceramente fanno un po', sono leggermente kitsch, ma che sono cavalli di Troia in tutti i sensi, di tante altre cose, Direi dannose. anche Antonio in maniera scomposta, talvolta pretestuosa, quindi insomma ancora più fastidiosa perché c'è proprio il desiderio di esibire, perché alcuni sentimenti sicuramente possono albergare nella natura umana, ma non c'è Ci bisogno mancherebbe. di metterli in pubblica piazza. Ma non Sono solo. costretto a chiederti di darci una conclusione. Assolutamente sì. Qual è la conclusione poi su questo del kitsch di certe scelte individuali? Ne riparleremo perché vengono proposte anche delle pedagogie alternative dove i bambini dovrebbero nascere e crescere senza bigenitorialità. La mia conclusione qual è? Questo episodio dei ragazzi fatti scendere e proponendogli un'alternativa è qualcosa di vergognoso, che ha un carattere sicuramente razzista, nel senso i disabili, persone disabili, hanno diritto a diritti più deboli, che se non vengono rispettati, vabbè, ci facciamo un piantarello e finisce lì. Ma io, e per questo anche che ho accettato
anche per stare un po' con te a livello virtuale, per dire cosa? Che ogni giorno, per migliaia di volte, forse per decine di migliaia di volte, sia nelle piccole città, ma un po' meno, ma soprattutto nelle grandi, bellissime metropoli della nostra meravigliosa Italia, si perpetrano piccoli torti. L'utilizzo dei parcheggi per disabili da parte di persone che non hanno disabilità, il fatto di bloccare dei percorsi loges, la lentezza di certe burocrazie rispetto alla richiesta magari di una fotocopia o di qualcosa del genere, il fatto di usare alcuni termini come parolaccia quando invece sono sinonimi di patologie, per esempio sindrome di Down. Queste cose sono veramente razziste. Perché cos'è il razzismo qui? Apre e chiudo. Qualcosa di inaccettabile che fa male all'anima e che spesso la modifica per sempre. Noi oggi ci siamo commossi e mossi, giustamente, per un evento che coinvolge numeri abbastanza importanti. Qualche volta ci incazziamo, scusa il termine, se un miliardario calciatore di colore viene preso a pernacchie, ed è una cosa che io non giustifico, però forse la chiamiamo razzista. Ecco, io direi che sono proprio questi piccoli, grandi torti che forse perpetriamo anche noi, qualche volta distratti o ignoranti, ma che creano grandi danni alla psiche e io dico all'anima e al cuore delle persone con disabilità. Quindi spesso chi punta il dito contro certi atti dovrebbe puntarli contro se stessi in una autoregolamentazione, oltre che regolamentazione collettiva del bene comune e, se vogliamo, dell'educazione civica. Bene, io intanto salutandoti, saluto anche le tante persone che sono intervenute in questo dibattito con dei commenti. Molti ti fanno i complimenti, poi te le vai a guardare da solo perché sono troppi, non posso citarli tutti. C'è un commento importante da parte di Giuseppe Pezzotti che ti riguarda, dice: caro Guidi, si tratta di un architetto, Giuseppe Pezzotti è un architetto specializzato in progettazione architettonica e urbanistica universale, dice: non ho mai ricevuto un incarico né da privati né dal pubblico. Intorno alla disabilità c'è il vuoto, non c'è sensibilità, non c'è professionalità, non c'è soprattutto empatia. Da un punto di vista tecnico, l'ultimo maestro è stato Fabrizio Vescovo e dopo di lui, almeno in Italia, il diluvio. Ecco, speriamo che questo commento un po' triste e negativo possa essere riscattato dalla speranza e dalla costruzione di un futuro diverso nel rapporto con le disabilità. Grazie ancora Antonio, un abbraccio virtuale, spero di incontrarti presto anche in presenza. Sì, ciao. Direi di sì, ciao. Andiamo a questo punto il video del TGCOM 24 che avevamo saltato, ma comunque può essere, diciamo, utile per capire effettivamente che cosa è accaduto nella stazione Principe di Genova, perché così è stata definita da Stefano Lococo, che ci ha giustamente invitati a essere precisi, perché non si trattava di una stazione secondaria, ma proprio della stazione principale della città di Genova. Un saluto anche a Francesca Romana Pucci, a Raffaele Figliola, a Giuditta Labbate, ha scritto un bel messaggio, ispiratrice e presidente di un circo di Fratelli d'Italia, che esattamente vorrebbe occuparsi proprio di questo, cioè di introdurre in politica l'etica sociale con progetti di educazione, anche
Silvia Baldelli asserisce che occorre ripristinare l'educazione civica ed aggiungo etica e morale. Un saluto a Isacco Contini, che in realtà salutava soprattutto il professor Antonio Guidi, a Giosuè Coppola, e se siamo pronti mandiamo in onda il TGCOM 24. Saluto a È Folco mancata la Cappello. dignità umana ai ragazzi disabili. Si sono resi conto di essere stati rifiutati dai passeggeri del treno. Giulia Bonardi, la responsabile dell'associazione che aveva organizzato il viaggio, commenta amareggiata quanto successo nel pomeriggio di Pasquetta sul binario 15 della stazione Principe a Genova. Il gruppo, 27 ragazzi disabili e 3 accompagnatori, sta per salire sul treno regionale che li riporterà a Milano. A loro, Trenitalia da tempo aveva riservato la carrozza in testa al convoglio. Altri viaggiatori nella calca della giornata festiva hanno però occupato i loro posti e nonostante l'intervento sia del personale di Trenitalia che della Polfer, nessuno si è alzato e il gruppo ha così dovuto continuare il viaggio con un bus sostitutivo. Abbiamo invitato con il nostro personale presente a bordo gli altri viaggiatori a liberare questi posti per far accomodare il gruppo di ragazzi, però questo non è stato possibile. I viaggiatori avevano un regolare biglietto e non hanno accettato l'invito a liberare questi posti. Ricordiamo che il biglietto per il trasporto regionale assicura il viaggio e diciamo, può essere fruito sia nella modalità con posti seduti che con posti in piedi. Per rimediare alla generale mancanza di sensibilità dimostrata, il governatore Toti ha invitato il gruppo di ragazzi accompagnatori in Liguria per Euroflora. Speriamo di farli dimenticare una brutta giornata per loro, una brutta giornata anche per la civiltà di questo paese. Un episodio di grave inciviltà e degrado morale, ha detto il presidente di Assoutenti, che ha presentato un esposto in procura con l'ipotesi di violenza privata. Eccoci. Al cambio di argomento, arriviamo, ricordo intanto questi due numeri di telefono, memorizzateli, appuntateli, metteteli in cucina, scriveteli sulla lavagnetta, così la mattina quando qualcuno va a fare la spesa si ricorda che può acquistare qualcosa, soprattutto conserve da far pervenire ai profughi ucraini. Ieri è stato il 21 aprile. Non solo per gli intenditori, il 21 aprile è il Natale di Roma, una data che si perde nella notte dei tempi, ormai migliaia di anni fa, la nascita della capitale d'Italia, e io senza trattenermi in chiacchiere vorrei che andasse subito in onda un bellissimo filmato su Roma. Ciao Giuliana.
immagini meravigliose, buon compleanno Roma, certamente. Abbiamo mandato questo video che è tutto sommato un video che sintetizza le bellezze di Roma, ma me ne vengono in mente moltissime altre che purtroppo questo video non comprende perché anche andando nella cinta immediatamente periferica del centro storico, ma talvolta spingendosi persino nella estrema periferia di Roma, troviamo delle bellezze eccezionali, sia da un punto di vista archeologico, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista naturalistico. Roma è una città che va scoperta e a questo punto lo dico adesso, prima di mandare un secondo video che svela invece le sue debolezze, le sue fragilità. Roma, diciamo, è un po' come se sia stata abbandonata dallo Stato italiano. Roma è una ricchezza per tutti. Questo dovremmo mettercelo in testa, non soltanto noi cittadini romani. Io sono romano, nato a Roma, ma dovrebbero metterselo in testa un po' tutti i cittadini italiani, perché paradossalmente il punto di fragilità maggiore di Roma è rappresentato dai cittadini italiani, perché Roma è invece valutata nei suoi valori simbolici come una città eterna, come la Caput Mundi, da tutto il pianeta. In ogni latitudine geografica si tessono le lodi di Roma e si riconosce in Roma un valore superiore, che poi magari nella parte finale, concludendo questa trasmissione, manderemo in onda l'inno a Roma, cantato da Andrea Bocelli, dove si dice, per l'appunto, tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma, maggior di Roma. Non vedrai, non vedrete cose più grandi di Roma. Ovviamente la grandezza non è quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Abbiamo introdotto questa nostra rubrica, la sessione Roma, non solo perché ieri è stato il 21 aprile e quindi il compleanno di Roma, ma anche perché il Parlamento si è occupato proprio nella settimana scorsa di Roma. C'è stata una specie di approvazione all'unanimità nella prima commissione affari costituzionali di un testo, testo base, quindi siamo abbastanza lontani dal merito della discussione, però è pur sempre qualcosa sui poteri di Roma capitale, i poteri futuri, ovviamente, perché tutti coloro che ci stanno ascoltando certamente sanno che non ci sono poteri aggiuntivi che contraddistinguano l'attività amministrativa della capitale d'Italia rispetto agli altri 8.000 comuni italiani. E questo è un problema perché rende poco competitiva Roma rispetto alle capitali europee e occidentali, ognuna delle quali, le principali senz'altro, hanno uno status giuridico particolare e hanno poteri speciali, poteri che comunque gli consentono di consentono a queste città, a queste grandi metropoli anche, di rispondere alle tante sollecitazioni che ha una capitale, che ha una grande città. Nel caso delle capitali, per esempio, ci sono le responsabilità internazionali, c'è la presenza delle ambasciate, c'è la presenza degli organismi e degli istituti internazionali su ogni campo d'azione, insomma, perché ce n'è uno soltanto che se ne occupi, per esempio, in materia di politica estera. Ci sono istituti in ogni capitale che si occupano di tutte le materie possibili e immaginabili. A Roma c'è anche la FAO. A Roma c'è addirittura uno Stato, che è la Città del Vaticano, è la sede in San Pietro del Santo Pontefice, perché Roma è capitale più volte, anche capitale della cristianità, capitale mondiale della cristianità. Roma, per non parlare di Roma da romano, è un valore aggiunto per la nostra comunità nazionale. Sviluppando adeguatamente, come hanno fatto altre capitali, anzi altri stati, investendo sulle proprie capitali e facendole diventare punto di attrazione e volano per l'economia di tutta la nazione, non soltanto di quella capitale, e
esattamente la stessa identica operazione la si dovrebbe calare su Roma, che dovrebbe avere pari investimenti e finanziamenti rispetto a quelli di Parigi, Londra, Berlino, per poter adempiere a questo compito, cioè attrarre come capacità organizzativa degli investimenti per poi riversarli sul resto della nazione, cosa che è accaduta per molto tempo. Poi a un certo punto è arrivato nel 1990, il 27 di marzo, una legge voluta da Craxi e Andreotti, la legge 27 dicembre, la legge Roma Capitale, e questa legge però è stata praticamente, anzi senza praticamente, è stata abrogata, non c'è più questa legge. Quindi nel 1990 si immaginava di poter liberare Roma da questa sorta di derby con altre città italiane, di individuare altri competitori a livello internazionale. Roma non deve competere con Milano, con Torino, con Napoli, con Palermo. Roma deve competere appunto con Berlino, con Londra, con Parigi, con Madrid, con Bruxelles, con Washington. Deve competere con le principali capitali e le principali città del mondo. L'ordine del giorno è stato licenziato 2 anni fa ormai, per coincidenza proprio il 27 di dicembre del 2020, è un ordine del giorno che appunto stabiliva che lo Stato italiano avrebbe dovuto ricominciare a interessarsi di Roma, perché in realtà negli ultimi 30 anni Roma è stata letteralmente depauperata, la maggior parte delle proprie funzioni sono state trasferite al nord, Roma si è impoverita e automaticamente un pezzo dell'Italia, il centro Italia, ma anche un pezzo del Mezzogiorno, non hanno più avuto quella sorta di locomotiva capace di mantenere unita l'Italia e di spingerla verso i confini extraalpini, diciamo così, e quindi tenerla integrata nella pancia dell'Europa, della Mitteleuropa, dell'Europa settentrionale, in un contesto unico che purtroppo ci sta sfuggendo. Quell'ordine del giorno fu approvato 30 anni circa di distanza dal varo della legge per Roma Capitale, prima ho citato Craxi. Voglio far, diciamo così, voglio attenzionare il fatto che Craxi era milanese, quindi non c'è bisogno di essere romani per capire un ragionamento così elementare. Anzi, forse se si è extra romani lo si capisce, lo si intuisce e lo si costruisce meglio, perché Roma, adeguatamente, ripeto, promossa, essendo essa stessa, senza particolari incentivi, motivo di attrazione, di produzione, di economia, se tornasse, potesse tornasse ad essere, potesse tornare ad essere una città legata allo Stato italiano, quindi perfettamente in sintonia con le proprie esigenze e le esigenze di carattere economico generale dell'intera nazione, sicuramente potrebbe portare un valore aggiunto in termini di prodotto interno lordo, di capacità di produrre ricchezza, ed è esattamente questa la ragione per la quale il milanese Bettino Craxi fu il primo firmatario della proposta di legge per l'istituzione della legge su Roma Capitale. Dovrebbe accadere esattamente questo: tutto il Parlamento, tutta la società, le imprese, le associazioni di categoria dovrebbero spingere in questa direzione, perché valorizzare Roma e il ruolo di Roma serve, può servire soprattutto all'Italia. Detto questo, diciamo che le cose invece vanno in direzione esattamente opposta, cioè questo bisticcio, questo risentimento che non aiuta il processo di sviluppo e di crescita di Roma e non aiuta Roma a competere con le altre capitali del mondo. Tant'è che non so se siamo in condizione di mandare questo secondo video che esiste,
un panorama desolante che ci accompagna ormai da qualche decennio, di cui sicuramente sono responsabili anche coloro i quali hanno amministrato Roma, hanno fatto i sindaci di Roma, ma bisogna essere obiettivi, bisogna dire forte e chiaro che i sindaci che non sono stati capaci di amministrare sono soltanto un valore in più, un disvalore in più, perché certamente la responsabilità del degrado di Roma ricade principalmente sullo Stato italiano, sui governi pro tempore che lo hanno interpretato e guidato. Ecco il video, diciamo così, un po' diverso da quello che abbiamo visto prima, meraviglioso e bellissimo, molto più realistico, molto più mortificante. Roma, città eterna. Dal Colosseo a Castel Sant'Angelo a visitarla ci vengono tutti. Ma proprio tutti. 14! 14! Perché strillavo? Perché stavo in videochiamata con mio marito e lui non sentiva. Allora gli facevo 14, dice, quanti so? 14 e lui. Abbiamo deciso che prendiamo attività. Cioè? Adesso ci metteremo la macelleria. Con tutti i cinghiali che c'avevo, almeno così. L'itinerario turistico dei cinghiali prende il via dal Parco dell'Insugherata, polmone verde di Roma Nord. Eccolo là. E qui c'è un cucciolo che passeggia allegramente dentro il giardino di una casa. Se ti vedono con le buste in mano perché vengono incontro, Ah sì? perché pensano che gli dai da mangiare, e tutto il giorno stanno qua in giro. Ma lei li ha mai assaggiati? E mio marito che faccia? Buono. Buoni, sono buoni, come no? Non questi qua però. Questo cinghiale è frutto della ibridazione avvenuta ormai negli anni 50 del secolo scorso fra il nostro cinghiale maremmano piccolo che fa pochi figli con i cinghiali enormi, monumentali, abituati a vivere in ambienti pieni di neve, freddi durante l'inverno, Romania, Monti Carpazi, in Ungheria, che sono stati importati in Italia nella metà del secolo scorso perché sono delle prede più ambite. Un cinghiale di 2 quintali fa più scena di un cinghiale di 50-60 kg. Il risultato è stato questo cinghiale nuovo, che è il cinghiale della nostra epoca che entra in città. Beh, sono anche molto più prolifici, insomma. prolifici. Ah, certo, arrivano a fare 10-12 piccoli. Il nostro cinghiale, quello originario, maremmano, ne faceva 2, 3, 4 cuccioli massimo. La giornata comincia con la visita delle scuole. Eccoci qui, il video in realtà era molto più articolato e lungo, l'abbiamo tagliato per esigenze di tempo e di spazio, anche perché sono collegati con noi, gentili ospiti di questa rubrica, Andrea Venanzoni, costituzionalista, scrittore, giornalista di Buonasera. Pronto? Foglio, cui scrive, mi pare, su una rubrica che si chiama Roma Capoccia. E poi abbiamo con noi anche Mario Rossi, autore di questo libro, che è sinistramente simile ad alcune mie considerazioni in ordine a Roma, Buonasera, alla sua Presidente. condizione. Quindi intanto buonasera a tutti e due. Diciamo Buonasera, buonasera. da Andrea Venanzoni, un giudizio su quello che sta capitando, se possibile anche sulla prospettiva costituzionale aperta dall'approvazione in Commissione Affari Costituzionali di questo testo base su Roma Capitale. Ricordo che mancano 8 mesi circa operativi per poter arrivare a Dama, bisogna fare 4 letture perché si tratta di una proposta di forma costituzionale. Non vorrei apparire pessimista, ma temo che sarà difficile anche in questa legislatura andare a ottenere il risultato. Andrea. Grazie, grazie innanzitutto per l'invito. Devo dire che anch'io ho delle severe perplessità, perché oggettivamente questo testo nasce dalla sintesi di altri 4 testi. Siamo semplicemente all'approvazione del testo base, quindi dobbiamo entrare ancora nella fase emendativa e poi naturalmente
si dovrà passare all'aula chiaramente con le letture che sono diacronicamente poi ad intervalli di 3 mesi con maggioranze alte, estremamente qualificate. Io in realtà ho anche, diciamo, delle perplessità sul testo stesso, perché il testo da questo punto di vista è estremamente laconico. E che cosa fa? Regionalizza, cioè trasforma in città-regione Roma Capitale. Si tratta di un articolato di 2 soli articoli che va ad incidere sul il secondo inciso del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione. Io qui vorrei ricordare una cosa: il terzo comma dell'articolo 114 è relativamente recente, perché è tendenzialmente frutto e figlio della riforma del titolo quinto. Quella riforma costituzionale in realtà avrebbe previsto chiaramente anche quella un'attuazione che in realtà la definiva molto bene Alessandro Sterpa, che è un costituzionalista che ha studiato Roma e ha pubblicato un pregevole studio che è l'ordinamento di Roma Capitale. Quella attuazione di quella norma è stata assolutamente e semplicemente simbolica. Lo Stato avrebbe dovuto con propria legge approvare e definire l'ordinamento di Roma Capitale. Dopo 21 anni in realtà non è mai stato fatto, cioè la legge 42 del 2009, il decreto legislativo 156, trasferimenti di federalismo demaniale o fiscale in realtà sono sempre stati molto frammentari, cioè non è stata mai presa di petto una visione complessiva della città, che ha vissuto semplicemente di trasferimenti finanziari con leggi di provvedimento che Mario Rossi ha ben ricostruito nella parte iniziale del suo testo, che rimontano agli anni 50 e poi agli anni 60 e che hanno creato poi anche il debito monstro della città. Poi c'è, diciamo, una perplessità di natura chiaramente logistica e politica che lei naturalmente, onorevole, richiamava bene. Noi siamo nella fase crepuscolare della legislatura. Mancano 8-9 mesi, grosso modo, i tempi di approvazione di una legge di riforma costituzionale sono chiaramente lunghi. C'è poi un altro problema di natura politica, che è quello della eterogeneità, chiaramente, dell'attuale composizione del Parlamento. E c'è un altro aspetto significativo che lei stesso richiamava prima, e cioè il fatto che Roma viene considerata non come capitale, ma come fattore iperlocalistico e come argomento tendenzialmente divisivo. Un argomento per cui molto spesso se ne deve occupare soltanto il senatore o il deputato di Roma, mentre per gli altri è un fattore, diciamo, non importante. Non si considera mai in realtà la capitalità, nonostante noi diciamo giustamente dal punto di vista tecnico Roma Capitale, in realtà si continua nel dibattito politico a parlare semplicemente di Roma. E naturalmente ho già sentito polemiche chiaramente sull'attenzione riversata nei confronti di Roma e non di altre realtà locali. La questione è che una capitale per sua natura costitutiva, strutturale, è questione nazionale. Nel caso di Roma in realtà è questione anche internazionale. Siamo oggettivamente un unicum come città. Quindi da questo punto di vista in realtà dovrebbe essere questione sicuramente vissuta con maggiore coerenza organica dal punto di vista normativo, con maggiore coerenza anche dal punto di vista politico. Cioè si deve uscire dalla polemica che lei ben richiamava, Roma contro Milano, Napoli contro Roma e via dicendo. Dobbiamo mettere focus semantico su capitale più che su Roma. Dobbiamo adoperarci perché questa inizia adesso in realtà la città che è capitale chiaramente anche della cristianità, un unicum, una capitale che ha nel proprio ventre un altro Stato, che è lo Stato Città del Vaticano, come ricordava. Grazie. Grazie a te. Mi hai dato del lei, io ti ho dato del tuo. Un fatto gravissimo. Quindi, quando riprenderai la parola, ci daremo del tuo, entrambi. Mario Rossi. Che non è uno pseudonimo. Eccoti qua. Questo è il libro Addio Roma, abbastanza terrificante come titolo, ma comunque lo shock può aiutare a una lettura interessata. Che cosa è scritto qui dentro? È ancora più scioccante il sottotitolo, se vogliamo, no? Quando lo Stato decise di spostare la capitale a Milano. È chiaramente una provocazione. Esatto. Spiegacela. Per suscitare la curiosità del lettore e anche del non lettore, di chi, come dire, si accorge casualmente di questo libro. In realtà è una provocazione mica tanto, perché quello che è successo in Italia
in questi 70 anni, anzi quasi 80 ormai, tre quarti di secolo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è esattamente il sottotitolo, cioè lo Stato, è quello che diceva lei, Presidente, no? Lo Stato, Italia Repubblicana, ha deciso un po' di abbandonare a se stessa la propria capitale, di considerarla un comune come un altro, una città come un'altra. Quante volte l'abbiamo sentito dire da politici, amministratori, intellettuali, giornalisti, che Roma è una città qualsiasi, che è una città come un'altra. Questo messaggio va avanti da tanto tempo, come se Roma dovesse in qualche maniera purgarsi di un passato ingombrante e impresentabile, che è il passato, no, del Risorgimento, della monarchia, dell'unità nazionale e poi del fascismo, no? E quindi Roma deve pagare. C'è un bel termine, un bel neologismo che ha coniato Vittorio Emiliani in un suo libro su Roma, Roma capitale malamata, che è romofobia. E sembra veramente così, che quando si parla di Roma tutti si irrigidiscono, no? Tutti si cominciano a preoccuparsi, le altre regioni, le altre città, certi partiti politici, certi ambienti culturali, e oddio, adesso cosa vogliono fare di Roma? Vogliono veramente considerarla come una capitale? Non sia mai. Ecco, c'è un po' questo tic, questo atteggiamento, senza capire che non esiste, non si dà una nazione senza una capitale, e che questa nazione, la nostra, ha, come dire, la capitale, ha la fortuna di avere la capitale che probabilmente ogni altra nazione del mondo vorrebbe avere. Questa è una cosa veramente incredibile, secondo me, no? Il rifiuto di questa capitale, che forse poi è anche un rifiuto di una nazione, di una città che è la città più famosa del mondo, e lo dice l'UNESCO, non lo dico io, è la città di cui ogni abitante del pianeta ha sentito parlare, la città di cui che ogni abitante del pianeta probabilmente sogna di visitare almeno una volta nella vita, no? Ecco, questa è una città qualsiasi. Ti ringrazio. Ti faccio una domanda aggiuntiva prima di tornare su Andrea Venanzoni. Quali sono le funzioni che sono state spostate a Milano? Tu le citi in questo libro? Ma allora, secondo me, in realtà è stato proprio una perdita progressiva di leadership. Il mancato riconoscimento dello status di capitale nella Costituzione Repubblicana, recuperato poi nel 2001, solo nel 2001, e poi una serie di atti che iniziano con il fallimento, secondo me, della legge che citava lei, Presidente, la legge 396 del 90, che è stata una legge importante, è stata per la prima volta la presa d'atto dello Stato e delle sue articolazioni, dell'importanza di Roma e dello status di Roma capitale della Repubblica, e che però questa legge non è mai stata poi fino in fondo attuata, poi alla fine è stata un po' svuotata anche per colpa delle amministrazioni locali, questo va detto, lo diceva anche lei, che hanno delle responsabilità importanti non solo nell'amministrazione della città, ma anche, come dire, nella pretesa di un ruolo, del ruolo di capitale della nazione. Dicevo, la legge è stata un po' svuotata, poi alla fine è stata abrogata. Ecco, quello è stato un po' il momento del passaggio delle consegne, anche se l'attenzione nei confronti di altre città, in particolare Milano, è sempre stato molto, molto forte, fin dagli anni 80, ci sono una serie di atti e di momenti che lo dimostrano. Il culmine di questo percorso si ha poi con un evento importante, che è l'Esposizione Universale del 2015,
che in realtà origina alcuni anni prima, quando lo Stato italiano impegna tutto il proprio prestigio internazionale e la propria capacità diplomatica presso il Bureau International des Expositions per far avere, per far assegnare l'esposizione a Milano, quindi non è dal 2015 ma da alcuni anni prima, e quello è il momento che catalizza un po' tutto, no? È un po' il momento del passaggio delle consegne. Milano diventa la città italiana simbolo, sotto i riflettori, all'esposizione si svolgono vertici internazionali, la RAI dedica una struttura apposita, RAI Expo, e poi l'anno successivo, con la fine dell'Expo, il governo Renzi decide di fare il più grande investimento nella ricerca scientifica in Italia da molti decenni a Milano, nell'area ex Expo, lo Human Technopole, con atto unilaterale senza alcun dibattito pubblico, e poi tutta una serie di conseguenze. L'atto più clamoroso è la firma del patto per Milano. Il governo, lo Stato italiano, firma un patto per Milano, no? Dove, all'interno di questo patto, insomma, ci sono contenute affermazioni piuttosto forti, una serie di impegni che lo Stato assume nei confronti della città, un inedito assoluto, un unicum planetario che certifica un po', no, questo spostamento anche di funzioni. La candidatura all'Agenzia Europea del Farmaco, sfumata per un soffio nonostante il rilevantissimo impegno diplomatico del governo anche in quell'occasione, è un po' il simbolo, no? Il Regno Unito esce dall'Unione Europea, le istituzioni europee devono lasciare il Regno Unito, l'Agenzia del Farmaco deve lasciare Londra, l'Italia si candida, ma invece di candidare la capitale dell'Italia a subentrare alla capitale del Regno Unito, come sarebbe stato logico, tra l'altro Roma e il Lazio sono la capitale italiana della medicina, della ricerca farmaceutica, dell'industria farmaceutica, quindi voglio dire, c'era anche non era campata per aria, no? Però era naturale che a subentrare a Londra, la capitale del Regno Unito, fosse candidata alla capitale dell'Italia, invece no, e sfuma questa cosa per un soffio. Però vediamo un percorso, no? Mettendo in fila tutte queste cose, è chiaro che, come diceva Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono indizi, due indizi, tre indizi sono una prova, no? E quindi quando lo Stato decise di spostare la capitale a Milano. Bene, sei stato esauriente. Andrea Venanzoni, cosa ne pensi di questo sostanziale slittamento della capitale a Milano? Condividi questo giudizio? Sì, in questo però io ci vedo una delle responsabilità più grandi, anche almeno negli ultimi anni, delle amministrazioni locali, perché è vero certamente che c'è stato un fattore, diciamo, cospirante tra Stato e Nord produttivo, però in realtà se noi consideriamo che uno dei primi atti della giunta Raggi è stata la revoca, l'interesse stesso per la tenuta delle Olimpiadi, e Roma è una delle città che vive maggiormente proprio per questo afflato simbolico di grandi eventi sportivi, culturali o religiosi, come il caso del Giubileo, la mancanza di una Olimpiade anche dal punto di vista simbolico, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista diciamo dell'attenzione anche di rango statale, è stato un vulnus decisamente importante che si è autoinflitto la politica locale. Quindi da questo punto di vista, ecco, io metterei in evidenza quelle che sono spesso anche le responsabilità di una politica molto piccina, perché poi nei fatti Roma Capitale deve avere anche una politica locale che abbia autocoscienza del rappresentare politica della capitale d'Italia, perché al contrario molto spesso c'è, cioè, al contrario, una politica molto piccola di quartiere che è più attenta, diciamo, alla buca su strada, senza nulla voler togliere alle voragini che punteggiano e costellano le strade di Roma, però chiaramente bisognerebbe avere quella che si chiamava una volta, magari anche un po' retoricamente, ma è vero, una visione d'insieme su come amministrare. È certamente vero che questo slittamento prospettico e di attenzione è stato poi corroborato da atti
normativi e da una serie chiaramente di attenzioni che sono diventate anche normative, produttive. Non dimentichiamo che Roma è anche una città falcidiata dalla burocrazia. Noi abbiamo avuto un trasferimento verso il nord di poli produttivi, di aziende ed altro, perché spesso sono, naturalmente, si scontrano con un tessuto burocratico che, nonostante l'ordinamento nazionale sia sempre quello, molto spesso è comunque, diciamo, decotato dal livello romano, perché nei fatti poi il problema reale è anche quello della macrostruttura burocratica di Roma, cioè quando non si è riuscito a dare con legge ordinaria un'attuazione al terzo comma dell'articolo 114, Roma Capitale però non è riuscita nemmeno ad adeguare la propria struttura, tanto che adesso addirittura si sta lavorando a ritroso, cioè si istituiscono nuovi dipartimenti, ma molto probabilmente i municipi che erano stati ridefiniti, quindi con questa geografia istituzionale nuova, si torneranno a riscindersi dopo essere stati accorpati. È chiaro che da questo punto di vista in realtà bisogna avere le idee chiare, non si può fare disfare come se fosse la tela di Penelope, quindi è assolutamente chiaro che in realtà, faccio un altro esempio, l'osservatorio parlamentare per Roma sarebbe uno strumento fondamentale, in realtà anche, diciamo, come pressione culturale per far capire che il tema non è Roma comune ma la capitale d'Italia. Lo stesso osservatorio parlamentare nei fatti però è composto, a quanto mi risulta, da senatori e deputati tendenzialmente di Roma, cioè in realtà torniamo al punto di partenza. La questione è quella di un grande comune ed è una questione assolutamente limitativa dell'orizzonte e della prospettiva d'insieme. Io quindi da questo punto di vista non sono, devo dire, molto ottimista sulla fine, diciamo, della risoluzione della proposta di legge di revisione costituzionale, ma anche per l'attenzione che si pone, e credo che quando arriverà in aula si aprirà un dibattito che probabilmente creerà poi anche delle fibrillazioni non da poco, e si cercherà comunque di decotare questa revisione. Penso anch'io, noi abbiamo comunque idee chiare e quindi andremo fino in fondo. Grazie della vostra partecipazione. Grazie. Vi auguro un buon fine settimana. E niente, noi proseguiamo, voi potete staccarvi dal collegamento. Faccio qualche saluto aggiuntivo. Deborah Bari, Rita Bellecci di Giovanni, che dice che va a smettere la burocrazia, e tanta ragione, far dialogare gli uffici, i municipi, i dipartimenti. Monica Baldelli applaude, Giuditta Labbate l'abbiamo già salutata e fa altre considerazioni che potrete leggere anche da voi di qui a qualche minuto. Marcello Battaglia ci fa presente che relativamente alle immagini dei cinghiali che abbiamo visto, che questo comunque è un problema serio e che andrebbe comunque affrontato prima che l'agricoltura venga distrutta anche da questi episodi, diciamo così, dilanianti, perché i cinghiali, se arrivano in città, significa che, diciamo così, hanno già fatto danni nelle coltivazioni intorno alle città. Patrizia De Palma si lamenta perché non è stata avvisata dell'anticipo, lo sono andato a verificare, insomma, effettivamente ha ragione. Ciao Patrizia. Emilia Di Geronimo, Raffaele Figliola l'avevamo già salutato, Laura Marsilio ci fa presente che comunque insomma non dobbiamo essere pessimisti, speriamo che non sia tardi su Roma Capitale. Walter Augello, che insomma ironicamente dice più pappardelle per tutti, e su questo più pappardelle per tutti, salutando anche Flaminia Bottacchiari che ci ha lasciato subito dopo i filmati su Roma, mandiamo l'ultimo video e ci salutiamo direttamente da qui. Mando il video e non mi vedrete più. Alla prossima settimana. Thank you.
Oh.